Il sindaco di Colletorto, Cosimo Damiano Mele, in seguito al contagio di 20 suoi concittadini, tranquillizza la popolazione e dichiara che si sta facendo tutto il possibile per tenere sotto controllo la situazione. Cosimo Mele è il sindaco di Colletorto, il comune molisano che nella giornata di ieri, nell'ambito dei controlli di prevenzione e sicurezza, ha scoperto 20 casi positivi di contagio da Covid-19 tra i suoi cittadini. Per rassicurare tutti, ha sottolineato lo stato di attenzione e le misure che come amministrazione comunale si stanno attuando, anche in sintonia con l'azienda sanitaria. Abbiamo avuto 20 casi positivi. Il numero non è da farci allarmare, anzi, il numero dei positivi che noi abbiamo scoperto l'abbiamo scoperto grazie a un servizio di prevenzione che noi stiamo cercando di portare avanti a Colletorto. È chiaro, come voi sentite anche per televisione, più lo cerchi, più lo trovi. Noi abbiamo in totale 33 diciamo, positivi su più di 200 tamponi, è un numero abbastanza alto, però noi abbiamo scoperto molti asintomatici. Perciò il numero, anche se è alto, secondo me non è proprio allarmante. Dobbiamo stare attenti. Noi abbiamo intenzione di continuare a sottoporre la cittadinanza a ulteriori tamponi, ma sto vedendo come poter fare per organizzare quest'altro drive-in che abbiamo effettuato venerdì scorso. Noi stiamo cercando di, anche tramite altre regioni, dico anche la verità, di poter sottoporre al più alto numero di tamponi la cittadinanza. Per quelli che sono stati positivi il giorno 19, cioè i primi 53 che sono stati effettuati, i tamponi, non dipende da noi far venire l'infermiera a effettuare i tamponi. Dipende dall'ufficio igiene di Termoli che procederà e provvederà gradualmente a rifare i tamponi per i positivi, i primi 9, 12, 13 positivi. Io ricevo telefonate, dice sono venuto a fare i tamponi. Noi al momento non abbiamo ancora organizzato nulla, stiamo provando a farlo.